Buonasera, sono Anna Stiaccini. In questo momento il lavoro e l'occupazione sono il problema principale del Paese e di conseguenza anche delle nostre zone. Quindi ho cercato quali connessioni potesse avere l'amministrazione pubblica con il lavoro. Un buon sindaco è certamente una cosa importante. Per me il sindaco non è solo il primo cittadino, ma è anche il primo riferimento degli abitanti di Empoli. Per questo un buon sindaco può fare la differenza. Ricordo che anch'io, quando mi sono trovata senza lavoro, il sindaco di allora aveva all'interno del comune di Empoli un punto di ascolto dove tutti i cittadini potevano esporre i loro problemi. Con molta probabilità questo ufficio, inteso come riferimento un po' per tutti, ci sarà tutt'oggi, ma penso che l'aiuto delle istituzioni, anche volendo, non sia sufficiente per avere un lavoro, ma utilissimo per aiutare le persone a non sentirsi abbandonate in un mondo sempre più in crisi. Sono contenta di intervenire per la dottoressa Dusca Bartoli, candidata a sindaco di Empoli, perché lei ha sempre dato un buon contributo ai lavoratori del circondario Empolese Valdelsa, in quanto si è sempre interessata dei problemi che riguardano la salute e la sicurezza nel ruolo di medico della medicina del lavoro. Questo intervento mi dà anche l'opportunità di esprimere le mie preoccupazioni per quanto riguarda il territorio. Infatti fino ad ora purtroppo non ritengo che gli interventi fatti abbiano apportato grandi miglioramenti sia dal punto di vista del sociale, della sanità o della viabilità. Per esempio, quest'ultima non ha fatto altro che allungare i tempi da percorrere tutti i giorni per andare al lavoro, in auto, dato che i mezzi pubblici, anche per arrivare appena fuori dalla città, hanno tempi e spostamenti a volte insostenibili, mettendo in difficoltà tutti coloro che si devono recare al lavoro. Gli uffici per l'impiego, una volta uffici di collocamento, non forniscono più le graduatorie per cercare lavoro. In compenso sono aumentati i lavori atipici con tante cooperative, ma che niente hanno a che vedere con la cooperazione e per questo non daranno mai nessuna garanzia a chi cerca lavoro. Da cittadina empolese credo che questa città meriti di più e spero che prima o poi si arrivi ad una svolta. Grazie.